Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargaro e bentornato per l'11ª puntata di Until Dawn e siamo con Mike. Abbiamo lasciato Mike dal centro dei pazzi, al sanatorium, manicomio, come vogliamo chiamarlo. Cosa è successo nell'ultima puntata? Il tizio con lanciafiamme era un amico in realtà, ci aiutava. Abbiamo scoperto che cosa sono queste bestie, sono dei Wendigo. Wendigo, Wendigo. Non mi ricordo la pronuncia esatta. E cos'altro? Tipo, Emily è riuscita a scappare da uno di questi, è stata morsa. Loro pensavano che con il morso si potesse trasformare, invece Wendigo, lo sapevo perché guardavo dei telefilm, si può diventare in altri modi, non assolutamente tramite il morso, quello non c'entra niente, non è uno zombie, non è un vampiro, cose del genere. Siamo andati a cercare Josh che l'abbia lasciato nella casetta, non c'era più, mentre tornavamo indietro il tizio con lanciafiamme, che non sappiamo ancora il suo nome, è stato decapitato. Ha vissuto una vita a cacciare Wendigo, abbiamo una notte ed è morto. E cos'è successo di importante? Ah già! Mike finalmente ha baciato Ashley! Non Mike. Chris. Finalmente ha baciato Ashley. Abbiamo portato avanti il rapporto, infatti la freccetta del coso era rosso pieno. Wow! Ma andiamo a giocare che stiamo aspettando troppo. Oh, bene, staccato il coso. Ok, vediamo cosa muoversi dietro, mi potrei spaventare parecchio. Molto bene, sto imbecille qua per giunta ha deciso di venire da solo qua nel manicomio, lasciando cosa? La pistola laggiù. Quindi la vedo molto brutta. Fantastico. E la cosa comica è che, tipo, posti del genere, cioè, non, aspetta, faccio capire, tipo, ospedali abbandonati, manicomi abbandonati, è pieno. Pensa un po' a andarci dopo aver giocato a sto gioco qua. Non ci entreresti più. Poi, ovviamente, di questo gioco qua che ha un'atmosfera fantastica, a mio giudizio. Non devi tornare di sotto, smettila. Totem. Pare che qua ci eravamo già passati e non avevamo trovato niente. Quindi a meno che un totem non è piovuto da nulla adesso. C'è una porta? È partita la musichetta, è partita. Bene. Per giunta, se non ricordo nemmeno male, dovrebbe esserci ancora i lupetti qua. Uno l'avevamo anche fatto diventare nostro amico, se non ricordo male. Qua abbiamo già visto tutto, vero? Sì. Tipo, il tizio là del lanciafiamme dormiva qua, perché? Di qua non si può passare. Devo ricordare che c'è di qua. Cos'è? Una scatola di sigaro. Che indizio, eh? Cari miei Wendigo, non è il momento di arrivare adesso. C'è qualcosa qua? Ok, là. Prima qua. Giustamente chiusa. Sempre tutto chiuso in questi posti qua, assurdo. Posso dire di essere legittimamente spaventato in questo momento. Bene. Non ero. Bene.
Ci sono i lupi. Prima di andare. Ma di qua non posso andare da nessuna parte. Sono tombe. Cimitero improvvisato. Adam White, Evelyn Daniels, Charles Miller. 52 tutti. Sono morti tutti quel giorno là. Ok, devo soltanto vedere delle tombe di qua in poche parole. Se andiamo via. Quanto mi dite che non si possono chiudere le porte dopo che ci sei passato? Le chiuderei tipo tutte io. Qua non si può andare. Di là sì, però. Sulle scale, ok. Vediamo se posso entrare qua dentro. Direi di no. Quando è tutto così calmo, qualcosa deve succedere, ma è sempre così. Ok, direi che si va di qua. Oh, quante munizioni! Torcia. Need a pitchfork and a mob. E fu così. C'è la torcia e usa la fiamma, vabbè. Yes! Oh no, pigliale tutte quelle munizioni, tutte! Si ho fa. Ok, ora. Di qua arrivo, mi sembra. Da qua ne arrivo, infatti. Sbagliato. Vedendo la logica di Mike, suppongo che adesso potrò tornare dove c'era quel cancello chiuso e aprirlo tipo con una fucilata. Andiamo a vedere. Su, su, Mike. Vai, bravo. Dove diamine era quella porta? Tanto non giriamo qua. Se loro per caso non sapevano che erano qua, ora lo sanno. Il nostro amico lupo! Hey, big guy. Happy to see me again, huh? Hey. Was hoping I'd run into you again. Alright, pal. Come with me. Alright. Here's the plan. I happen to see a map of this place, so we're not flying blind. There should be a way through the psychiatric wing that'll take us right outside the mine. Qua sta parlando con un lupo, se ne rende conto. Think you can handle that? Couldn't have said it better myself. Ok, non siamo più da soli. Ironicamente mi sento molto più sicuro con il cane. Lupo, quello che è.
Dopey boy, calm down. Fantastico. Versi. Wish I could move like you, Wolfie. Stuck on this side. Alright. There goes nothing. Fantastico. Oh mio Dio. Yes. Io tipo, ok, voglio ipotizzare. Tipo loro vogliono venire, i miei amici vogliono venire ad avvisarmi, perché col culo che avrà sicuramente sto ragazzo, questo qua sarà tipo il rifugio dei Wendigo, una roba del genere, la pana. Il ritrovo, il disco pub, qualcosa del genere. Oh no, adesso sinistra, sinistra. Cos'è? L'azione iniziale, i pazienti sono stati accolti al centro. Sintomi causati, pallore, disfunzione sociale, maltrunzione, congelamento, azioni suggerite, tenere sulla stessa situazione, bla 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 bla. No, ripiglialo, magari c'è qualcosa dietro. Piglialo, piglialo. Bisogna leggere tutto qua, un indizio utile. Ah, è tutto quello che c'era scritto sul retro. Fragilità, debolezza, dissente la via medo, bla 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 bla. Un paziente ha sollevato 330 kg. Ok, fa palestra. Ok. Tanto sangue. Oh no! Jesus Christ. What the fuck have I got myself into? Devi farti i cazzi tuoi, mi sa. Fuck, man. This is truly disgusting. Povero lupo. These doors were built like tanks. How crazy were these inmates? Suppongo che gli inmates, come li chiami te, erano sti pazzi qua, senta di Wendigo. What went on here? Fa freddo, ve la farò pagare. Basta con questi esperimenti. Ah. Lui stava segnando i giorni. Non devi andare di là. Ogni tanto i comandi non so perché vanno alla cazzo di cane. No, piccolo lupo, non morire al piacere, mi piaci. Here, Wolfie. Possiamo andarcene via? Porca troia. Mi ricordo che una cosa così mi è capitata da piccolo, quando giocavo a Resident Evil 2. Sono arrivato alla stazione di polizia, non so se avete giocato. E come ero entrato alla stazione di polizia, tipo, si vedeva il leaker passare dalla finestra. E mi ricordo praticamente piccolo che avevo spento il gioco. Avevo 12 anni, tipo, una roba del genere. Qua c'è qualcosa? Oh, vediamo un po' di spettacolo. Buoni esperimenti.
What the fuck is going on around here? Ah, fantastico! Fantastico! Dov'è il lupo che ci ha seminato? Ah, qua è una scena. Ma no. Cassetto, aprici, magari pistole. Apri fascicolo. Blackwood Sanatorium. Confidenziale. Giorno 4. Iperpigmentazione della pelle. Probabilmente a causa del periodo passato sottoterra. Profondo inquinamento è. Distesia del tema del corneale oscurità. Cifosi cronica. Giorno 9. Se vi ricordate, in quella stanza c'erano tutti i segni: tipo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 9 giorni. E il quinto giorno. Giorno 12. L'indurimento dell'epidermide è stato corneo 1.3 cm. Ok, basta, non c'è nient'altro da vedere. Possiamo chiudere? Perfetto. Vi ha letto abbastanza. Ah, c'è qualcosa là, c'è qualcosa lì, lì c'è qualcosa. Prego, non mi far cagare addosso, ti scongiuro. Sorry, Octo. A chi? Da fuori stanno morendo tutti, li sento piangere e urlare. Questo inferno è tutto ciò che mi resta. La punizione per i miei errori. Non posso fuggire al mio destino, la morte mi attende. Jefferson Bragg. Sta sorridendo? Una cosa. Sei morto, quindi fammi la cortesia di restare morto. Non t'alzare per nessun motivo, ok? Tutto qua, quello che c'era qua dentro. E quindi siamo andati dalla parte sbagliata, ma abbiamo trovato degli indizi. Torniamo. No. Mike. Manco mi ricordo i nomi adesso. Dobbiamo inseguire il nostro amico cagnolino, che non sappiamo più dov'è. L'abbiamo perso. Era la stanza con la registrazione. Quindi andiamo di qua. Bene. No, di qua in arrivo. Di qua io ne arrivo, quindi suppongo che. Ok, di qua. B-Wing. Ehi, Wolfie, calmati. Madre di Dio. Lupo, non vai avanti te, no? È una scatola? Perché dovevi sparare una scatola? Madre di Dio! Ah, ah.
dritto, 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 dritto. Doppio salto carpiato. Però ci ha lasciato perdere. Per ora. Per ora. Non è momento di spegnersi, però. Hai una torcia, ti vorrei ricordare. Fucking way this is happening. Aspetta! Vuoi morire? Boom! Ti faccio fare 70 carpiati, per Dio! Entra dalla finestra ora. No, lontana, c'è l'Italia! Boom! Oh, com'è arrivato lì il lupo? Ok, dovrò stare immobile, me lo sento. Quanto le odio questi momenti di stare immobile. No, 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 no. Delle tensione. Bello che quel lupo mi sa che tanto utilità non ci sarà, perché come hanno squarciato l'altro. E muori! Quanti cazzo sono? Dai! E boom! Doppio carpiato anche te, maledetto! Bello che non ricarica male, mi piace. No! Però ho sbagliato tasto. Quanti sono?
Boom! E ora fate un bel botto, amici. Ah, e ora che ci penso, li abbiamo ammazzati. Dove abbiamo lasciato il lupo, però? Ok, abbiamo il nostro fucile in mano, che ci rende più tranquilli. Per un cazzo, proprio. Perché psicosi non possono essere ammazzati dalle fucilate. No, ce n'è ancora. Madonna, essendo tutti che fanno versi. Di qua. Questa porta si può aprire? Ovviamente no. Ci sbucherà davanti a un momento all'altro, che abbiamo sentito. Corridoio lungo con sopra aperto. Scappa. No, devo barricarmi. Hey buddy. Come on down. It's all right. What the? No. Ci ha ammazzato il lupo. Bastardi, va ammazzare tutti ora. Sono morti? Direi di sì che sono morti. Bruciate, maledetti, per aver ammazzato il mio cane, il mio lupo. Jessica! E vedete che è vivo allora! Oh no! Come on, guys, hurry up! We gotta find Mike! Come on! Hey! I'm kind of giving out here, guys. I think maybe you should go on without me. No, siete appena baciato. No, Chris, we're not leaving you. We're sticking together. Mike will just have to wait. Ok. Direi che la posso chiudere qua la puntata. Sono successe parecchie cose e non voglio prolungarla oltre. Porca troia, quanti ce ne sono? Pensavo che magari erano 2, 3, 4, esagerando, è pieno! Tutte le gabbie piene c'erano!
Ne abbiamo fatti fuori anche 4 o 5, mi pare. Come ho visto 4 anime volare o 5, adesso non mi ricordo esattamente quanto. Abbiamo perso un lupo. Oh, mi piaceva, ero tutto cuccioloso. Vabbè, pazienza. L'importante è che ci salvi a noi alla fine. Comunque, ragazzi, detto ciò, ci vediamo nel prossimo episodio. Io ora non so quanto c'è ancora verso la fine. Quindi, nelle prossime puntate dirò comunque ancora 11ª, 12ª puntata, per il semplice fatto che... non posso dire parte finale perché non so quando finisce. Quindi aggiungerò finale soltanto nel titolo, ma nel parlato dirò magari 12ª, 13ª, 14ª, non so quando finisce. Ci siamo capiti? Molto bene. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like se non l'avete ancora fatto, è importante per me, è importantissimo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, dovete farlo, lo sapete, dovete farlo, lo sapete anche voi. E di questi giorni qua arriverà anche un altro video che non riguarda il gioco. Un video che intendo fare sul scritto ricambi. Una cosa molto brutta, lo sapete bene. Beh, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!